Bella ragazzi, io sono Lee Gabriel, oggi siamo qua su King Kong, per ormai finire il gioco. Volevo solo spoilerarvi quanti capitoli mancano, anche perché io non lo so. Uno, due, solo due. Cioè, vabbè, si sapeva, cioè non è che ci vuole molto ancora. Però volevo solo capire cosa si può fare, cioè cosa devo fare. Devo uccidere altri poliziotti, devo distruggere gli elicotteri che mi girano intorno alla testa. Non lo so. Wow. Ah, che più su di così non si va, eh. Te lo dico, no, perché sembri... Oh, che cazzo fa? Sembri tanto interessato a scoprire che cazzo c'è in cima. Io veramente te lo dico, non c'è un cazzo. Ecco, posto. Sei arrivato. Non vedo dov'è. Wow. Ciao. Sapevo io che dovevo distruggerli. Ops. Wow. Ma si chiama aiuto, la prossima volta non mi venivi qua sopra a distruggere. Oh my god. Spezzato a puntellino. Upsi, non c'è nessuno. Cioè, avevo visto il posto di comando, ma c'è... Ah, no! Cazzo vuoi? No, sta per morire King Kong, te. Ma quelli che mi vengono dietro di me non li vedo. Non sparano più, non si sente più il rumore degli spari. No! Coglione. Ah, sta morendo. Secondo me deve morire, perché tanto prima o poi... Poi dopo che cazzo faccio? Ma scusa, ma come faccio? Ah no, proprio... È proprio il gioco. Riposa l'animo suo. Schianta da terra. È una brutta storia quella di King Kong, che finisce male. Circolare gente, lo spettacolo è finito. Gli aerei l'hanno abbattuto. Sì, l'hanno abbattuto. Non sono stati gli aeroplani. La bella ha ucciso la bestia. Non è stata lei. Col suo fascino. Finisce qua. Un'avventura a New York. Che più interessante di questa non si può avere. Anche se secondo me abbiamo passato troppo tempo nella jungle. Troppo tempo. No, vabbè, la storia è questa, cioè non è che posso cambiare la storia di sto gioco. Peter Jackson, The Official Game of the Movie, pubblicato da Ubisoft, Ubicrack, Montpellier presenta. E mo c'è tutti i cristi vari che hanno fatto sto gioco. Non mi interessa, ok?
Allora ragazzi, è finita questa avventura con King Kong, quindi spero siate felici. Potrei spoilerarvi una cosa del prossimo gioco. Questo prossimo gioco... ne spoilerò due. Faceva parte sempre della serie Maxima, ovvero quella che pubblicavano con la Gazzetta dello Sport. Mentre il secondo indizio è che questo gioco è ambientato a New York. New York. Un gioco ambientato a New York, no? Pensiamo. Colin McRae, no? I rally, no, New York. FIFA. Ma FIFA no, non c'ha la storia dietro. Crash Bandicoot. A New York. L'unica cosa che ci può rimanere è un film. Un gioco di un film. Quale sarà? Voi non sapete che gioco ho io. Però se vi dico serie Maxima, c'erano 10 giochi, neanche mi ricordo. Da lì ci arrivate. Va bene ragazzi, ci vediamo al prossimo video con un nuovo gioco, si spera, perché anche c'ho da finire, come parlo bene, c'ho da finire altri giochi. No vabbè, King Kong l'ho finito, però c'è tipo Crysis. Che palle, Crysis, che palle. Ho iniziato il 3, vorrei finirlo, ma speriamo che duri poco la campagna. Potrei anche eliminare il video. Vabbè, non vi dico niente, dai. Perché secondo me non gli frega un cazzo a nessuno. Cioè, forse magari a me un po' interessa, ma non vuole neanche più di tanto. Devo fare roba che piace a me, quello sicuro, ma se non devo avere visite, tanto vale che gioco e basta. Senza registrare. Vabbè, ci vediamo al prossimo video. Bello ragazzi, bellissimo ragazzi. Oh, se volete vederlo tutto, ditemelo, eh. Cioè, se volete vedere tutti i nomi. Vai, vai. Cheers, già. Mamma. Jan Charbonneau, Suresh Bhatt, Christopher Morel, Nicolas Beaufly, fanculo ripartendo da basso, Maxime Solmayon, Tommy, vediamo, ok, con Esk finisce, vediamo cosa ci fa vedere, niente, va sul menu, hai completato il genere, vuoi salvare? Oddio, certo, ci sono i bonus però ragazzi, i bonus, che cazzo hanno, i trailer? Sono solo 3, sì, sono solo 100% punti. Come cazzo ci arrivo a fare tutti questi punti? Aspettate, cos'è? Versione orizzonte. Vabbè ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Io vi saluto. Bella ragazzi.